Due ingenuità nel primo tempo ed il Trapani incassa due gol. Kevin Lasagna punisce un Trapani che ha dimostrato di non meritare la sconfitta. Un primo tempo beffardo ed un secondo tempo sontuoso non permettono comunque al Trapani di portare a casa punti dalla trasferta di Carpi. Già al secondo minuto del secondo tempo, Coronado si inventa la magia di un gol che ha riacceso le speranze di un Trapani che ha dominato la seconda frazione di gioco tutta a tinte granata. Due le considerazioni. La cosa negativa è che se un Trapani così non riesce a portare a casa punti, potremmo avere il diritto di preoccuparci. La cosa positiva è che questo Trapani ci ha insegnato ad apprezzare la reazione. Anche ieri, sotto di due gol, la squadra di Calori ha cambiato marcia, ci ha messo la faccia e ha lottato fino all'ultimo respiro. Adesso è inevitabile che sabato in casa con l'Entella diventi cruciale. Ma quando mai non lo è stato? Come abbiamo giocato il secondo, però non è che è regalato, forse siamo stati un po' timidi, abbiamo sofferto un po' questa che sapevamo, perché Carpi sapevamo come gioca e ha questi due ragazzi davanti che Lasagna in modo particolare è un motore importante, quindi può mettere in difficoltà non solo i nostri difensori ma penso anche in Serie A. Però al secondo tempo la squadra ha fatto un'ottima partita, ha preso il predominio del gioco, ha tenuto il Carpi in mano metà campo in maniera anche produttiva, penso che abbiamo avuto diverse occasioni, però purtroppo noi abbiamo poco margine di errore, però sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Adesso pensiamo già a sabato, con dispiacere per aver preso punti, però soddisfatti del secondo tempo, della prestazione generale, del tipo di gioco che è molto forte.